il lunedì mattina piglio la macchina, metto 10.000 lire di benzina e la mi basta tutta la settimana per andare a lavorare. Il lunedì mattina piglio la macchina, metto 10 euro di benzina e il pomeriggio mi gira mai le coglioni perché sono 10 euro che la devo rifare. Tutti i martedì e la mia moglie si piglia 50.000 lire e si va a mangiare fuori una bella bistecca alla Fiorentina, mamma se! Tutti i martedì e la Giulianina si piglia 50 euro, si va davanti al ristorante, si guarda i prezzi e come al solito ci si ritrova a mangiare una bella piadina. Ma ogni mercoledì le piglio 100.000 lire e vuoi fare la spesa lì alla cassa e la sera la mi guarda e fa per tutta la stella mi basta piare le buste e ti farò tu pancare. La metto qua a casa, ma che idea lì? Quando andavo a fare la spesa, riempì il carrello, torni a fare la cassa e la compensata mi fa, con 100 euro? Mezza roba, tu puoi ricominciare a rimetterla sugli scaffali. E la rimetterò. Per colpa della linea, avere vizi è una cosa che non si può evitare, è un... Con l'euro dei vizi, se tu puoi mangiare, tu te ne puoi scordare. O Giulianina mi pazienza, devo una nazionale e tu non l'ho trovata in un cassetto, non l'ho comprare, non ti preoccupare! Con la lira quasi tutti ormai lo fanno, lo champagne un po' mancare per brindare il nuovo anno. Con l'euro quasi tutto ormai lo fanno, alle 10 si è a letto, sperando che da domani si bestemmi meno di quest'anno, ma mancare! Ogni 10 di mese mi arriva un bel assegno da 1 milione, 500 lo metto da parte in banca e quell'altro 500 mi girano un po' di coglioni perché non so da che parte rifarmi per finirli. O vediamo. Ogni 10 di mese se la mia bene piglio 1000 euro, 900 me le piglio la banca federale. Poi arrivo lì alla cassiera e mi fa, te ne rimane 100, mi pagherei sapere come tu fai a campare, dimmelo te, non mi hai domani.